amici di Made in Vino, ciao, siamo sempre qui oggi con l'amico Cristian. Ciao! E per voi assaggiamo un Montepulciano, quindi una zona di Siena della Toscana. E l'azienda si chiama Dei, l'annata è 2011. È il classico rosso di Montepulciano con 90% di Sangiovese, un 5% di Merlot e un 5% di Canaiolo. E 24 mesi in botte grande da 33 quintali e solo 6 mesi in barrique. Andiamo a vedere andiamolo a conoscere. Visivo, esatto. Beh, tanto vedo già qua una bellissima. Ha un bel colore, eh? Bellissimo colore, direi un vino consistente, rosso rubino con qualche riflesso leggermente granato e direi che ha una bella consistenza. Ha il colore del Sangiovese. Ha il colore del Sangiovese. Andiamo a degustare. Molto intenso, si sente proprio la prugna, la ciliegia tipica appunto del Sangiovese, più una serie di frutti rossi, il lampone, il ribes. C'è anche questa nota speziata di pepe e finale, leggermente una puntina di china. China. Che si trova, il classico buon Sangiovese toscano, insomma. L'azienda Dei lavora molto, molto bene. Assaggiamo. Secco, caldo, morbido, un bel vino, direi anche con un giustamente tannino piacevole. Allora, questo bel vino di Cor. Sì, un bel vino a 14 gradi, ricordiamo. 14 gradi, ok. Lo serviamo a quale temperatura? Più o meno sempre a 14-16 gradi. Un vino che ha bisogno anche un po' di aprirsi. Sì. Ci mangiamo o del pollo o del coniglio alla cacciatora. Pollo, coniglio alla cacciatora, mi piace. Un po' di struttura, perché il vino è importante. Sì. Oppure un primo che ti viene in mente? Beh, farei... Allora, avrei detto tagliatella al tartufo, ma ad aprile non è a tema, quindi una bella tagliatella, burro e salvia. Perfettissimo. Fantastico, amici di Made in Vino. Ciao. Cin. Ciao.